Buongiorno a tutti. Allora, qui c'ho qualche creazione da farvi vedere, semplicemente con la tecnica Petrich. Scusate la posizione, ma io penso che da davanti vediate un attimo meglio dopo ve le faccio vedere qui le creazioni. Praticamente ho seguito il tutorial di Fra Wonder Dream Lab, di cui vi lascio il link del suo canale nell'info box. Andate ad iscrivervi. È praticamente una ragazza che fa parte del gruppo di Resin Idea di Facebook, dove sono iscritta anch'io. È un gruppo favoloso, dove ci sono tantissime creative di resina veramente molto molto brave, ma brave sul serio. Quindi vi invito, se siete delle creative resinatrici anche voi, ad andare a iscrivervi. Ha fatto questo tutorial creando dei colori ad alcol metallizzati. C'è il suo tutorial, quindi se volete andatelo a vedere. Io ieri mi è arrivato a casa l'alcol isopropilico, perché per farlo serve quello. E ho fatto tre colori, un giallo, un blu azzurro e un rosa, molto tenue, un po' diciamo pastellosi, metallizzati. E quindi li ho messi qui nella resina. E io di solito, vi dico la verità, quando facevo il Petri dish, io mettevo i colori. Tanto avrete visto vari video, poi ci mettevo il bianco e lasciavo lì. Invece in questo caso lei lo mescola. Io non ho mai fatto così, però lei vengono bene, quindi ho seguito esattamente il suo tutorial e non vedevo l'ora di tirarli fuori, perché sono super super curiosa. E iniziamo con due esperimenti che non c'entrano in niente, quindi con sta roba. C'avevo un po' di resina in più, che mi sono ricordata dopo, e quindi ho provato, che sono praticamente queste due gocce. Allora, tiriamola fuori. Quindi è questa qui. Mettiti a fuoco, non mi far arrabbiare. Questa, che però è carina. E quest'altra, che più o meno, ecco. Io mi chiedo perché ancora c'è sto problema, vedete? Allora, secondo me non c'entra neanche il fatto delle salviettine, perché praticamente, se avete visto i video precedenti, mi era capitato con questo stampo in particolar modo che alcune creazioni nella parte centrale non si asciugassero. Dopo tanti tentativi sembrava si fosse risolto, perché io, prima di utilizzare lo stampo, lo pulivo con una salviettina umida e non lo asciugavo, quindi magari rimaneva bagnato e subito a contatto con la resina poteva dare questo problema. Però stavolta lo stampo era totalmente asciutto, non gli ho dato niente, eppure si è ripresentato. Mannaggia. E vabbè, adesso provo a farlo asciugare. Boh, vabbè, chiudiamo qui. Vabbè, questa era una roba in più. Poi ho fatto questo, che però è un esperimento del cacchio. Ok. Questo qui è semplicemente così. Mettiti a fuoco. Ok. Dopo, se magari mi seguite nella pagina Instagram, vi metto le foto per bene. Ma ora andiamo alle cose serie, dove sono super curiosa. Io provo a riposizionarvi dove vi tengo di solito, ma vediamo da qui se riuscite a vedere meglio. Allora, queste sono appunto le creazioni con questa tecnica. Incrociamo le dita. Allora, ti viene un effetto veramente sbrilluccicoso, e speriamo bene, speriamo bene. C'ho un po' paura. Allora, questo intanto è asciutto. Vedo che qui le chiazze di bianco mi sono rimaste molto in superficie, e quindi boh, non lo so. Tanto aspettate che tento di alzarmi, perché io sono ancora con la fasciatura. Non Ecco, sì, penso che voi vedete che ci sono tutti i brillantini del pigmento metallico. E questo è il risultato. Mannaggia, sto stampo l'ho usato troppo. Rimane opaco. Se voi vedete sotto, però, non è così semplice.
è tutto sbrilluccicoso metallico. Non mi dispiace come effetto, anche se qui ci sono ste vampate, però non mi dispiace. Però sta diventando opaco. Devo far basta di utilizzare questo stampo, ma come faccio? Mi piace da morire. Poi andiamo avanti, visto che abbiamo iniziato con i cuori, continuiamo con i cuori. Anche questo è asciutto. Sì. Eccoci qua. Non va a fuoco niente oggi. E questo molto similare, abbastanza similare. Questo non mi piace, mi piace più quell'altro. Ci sono molte macchie davanti bianche, anche questo è asciutto. Qui vedete ci sono i glitterini. Ecco, se faccio così si vede, quindi dell'effetto metallico. E queste, oh, qui sotto sarebbe stato bellissimo. Allora, è venute le ali d'angelo. Allora, mettiti a fuoco. Qui sembra le ali, questo un corpo, cioè ditemi voi, manca solo la testa. E sotto c'è tutto l'effetto metallico comunque. Devo, forse ho messo troppo bianco. Fra fra, se per caso vedi sto video, dammi un aiuto anche tu. Così, poi andiamo a vedere queste. Questi qui li lascio per ultimi perché di solito sono quelli che mi danno delle soddisfazioni. Allora, questo qui. No, oddio. Questo è un macello. Questo proprio non c'entra niente col P3D. Chissà cosa ho combinato. Forse tu fra hai diluito il bianco pinata con l'alcol isopropilico. Idem questo. Confidiamo in questi qui, ma tanto ci riprovo, eh. Allora, apriamo questo qua. Fortunatamente sono tutti asciutti, quindi c'era stata solo quella goccia che non si è asciugata perfettamente. Oh mio Dio. No, no. Cioè, il sotto sarebbe stato anche molto figo. Il problema è il sopra. Ecco, poi anche quest'altro. No, no, per carità. A parte che sono opacissimi. E allora, se non ci fosse stato il bianco, queste macchie bianche, il sotto sarebbe venuto perché proprio si vede l'effetto metallico. E boh, non so che cosa sia successo. Non riesco a capire. Quindi aiutatemi voi. Io ho fatto così, al di là di seguire il suo tutorial, cioè diciamo l'effetto metallizzato è uscito fuori perché tanto si vede. È l'effetto Pitrish. Non lo so, io ho usato il bianco pinata, quindi però non l'ho diluito con l'alcol isopropilico. Non so se magari devo fare questo passaggio. Oppure dovevo mettere meno, però ho messo proprio, ho seguito pari pari come ha fatto lei, per dire nel cuore lei ha messo 3 goccioline di bianco. Io ho fatto la stessa cosa, dopo ho aspettato per mescolare. Perché lei fa così, vi dicevo prima, essendo adesso, lei l'ha fatto in un momento che era più caldo, le ha aspettato mezz'ora, tre quarti, se non erro. Io ho aspettato, essendo qui adesso un pochino più freddo, un'ora, un'ora e un quarto per mescolare, si è mescolato tranquillamente senza problemi. Però insomma mi sono venute queste macchie bianche, comunque oggi ci riproverò. E intanto faccio così, pubblico questo video così magari mi date delle motivazioni di questa cosa per riprovarci perché mi piace proprio l'effetto metallico che esce sotto.
È veramente molto bello, però devo dire addio a questo stampo. È troppo opaco, cioè. No, ma perché si opacizza così? Io capisco che lo uso tantissimo, però insomma, un po' più duraturi potrebbero anche essere, no? E poi neanche un altro che adesso non mi ricordo più dove ho messo. Adesso magari lo cercherò perché non mi ricordo se questo qui è quello, diciamo, più vecchio o quello che ho poi ripreso, ma al massimo lo riprendo perché questo stampo è assolutamente versatile. Comunque, detto ciò, non è il massimo come mi sono venuti, non chiaramente per la tecnica, ma perché ho combinato sicuramente qualcosa di sbagliato col bianco. Potrei anche fare un video tutorial, un video creiamo insieme, così vi faccio vedere i vari passaggi, così magari sapete dirmi che cosa vado a sbagliare. Però lo devo rifare, mi deve uscire perché a lei sono venuti molto molto carini. Quindi ci riproverò, quindi datemi voi i vostri consigli. Niente, questo è tutto, ci vediamo presto. Ciao ciao!